Hola, 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 hola amici, hola, eccomi qua, eccoci qua, eccoci qua. Stavo nella chat di Lecoq parlando di là, insomma, spiegazioni e indicazioni sul perché, su come e sul dove e sul quando delle nostre giocate Lecoq. Le nostre scommesse, le coc, del perché e del come, e insomma ho tardato a cominciare sto tutorial. Torniamo insomma a parlare un po' di betting, un po' di file boavidiani, e parliamo di quasi 100, quasi 100. Per gli amanti dei sistemi, sviluppo. Come si chiama, come si dice, sistemini da 6, 8, 9, 15, 18, 24, 36, scommesse, bollette, schedine. Insomma, ci sono tanti amanti, però insomma, al di là dei sistemi, così che lo smetta là, smetta a scegliere là, ci sono dei sistemi mirati, dei sistemi che io chiamo strategici, perché sviluppano queste schedine in base a delle strategie già pronte, già ideate, insomma, per cui le partite non vengono prese a caso, i pronostici non sono quelli a caso, ma sono pronostici mirati a quella strategia, cioè fanno sì che questa strategia possa essere giocata in un determinato modo. In questo caso, quasi 100, si chiama quasi 100 proprio perché praticamente i pronostici che vengono scelti creano una scommessa insomma che è quasi del tutto coperta perché ha un segno fisso che può vincere e dei risultati esatti che compensano invece la squadra non favorita che potrebbe vincere la partita con uno di quei risultati. Ok? Noi sappiamo che i book tradizionali sui quali operiamo offrono la maggioranza, poi non lo so se tutti quanti, perché ovviamente non è che sto tutti i giorni a guardare i book. Insomma. Io sapete, adoro per quanto riguarda le scommesse tradizionali, uno o due book in particolare, poi gli altri li ho per esigenze di coperture, diciamo così. Perché poi, tra l'altro, stamattina sulla chat Boavida invece si parlava e si parla e si continua a parlare di questo fatto del blocco dei conti, delle limitazioni e di tutto il resto. E quello è un altro video che mi sono ripromesso di fare perché ritengo che sia estremamente interessante, insomma. Chiarire, cioè chiarire, un poco presuntuoso da parte mia, insomma, mettendola così. Voglio, come sempre accade, insomma, su certi argomenti di interesse nazionale, mi piace fare un video, insomma, che dico la mia, quantomeno la mia, cioè, cosa ne penso a proposito. E quindi, proprio su questo fatto delle limitazioni, dei blocchi dei conti, congelamenti dei conti e anche su tutto quello che è la parte fiscale dei conti, insomma, ho intenzione, probabilmente, anche dopo questo, probabilmente di fare un video proprio su questo argomento. Vabbè, torniamo al betting. Quota 100. Quindi, dicevo, è un sistema strategico formato da, ma pare sta a scuola, all'università, il professore mi ha fatto la domanda, parlami di che cos'è quota 100. E dico, allora è un sistema strategico, quota 100, un sistema strategico, mi ricordo quando andavo a scuola, il professore mi chiamava, la professoressa, è quota 100, un sistema strategico ideato da Boavita, nato a Napoli il 23 aprile del 1961, da Luigi Pelosi e di Giuseppe Annunziata, ha vissuto i suoi primi
Maestroni, che scemo questo, sono proprio scemo. Vabbè. E allora, sono due triple combinate tra loro, insomma, che formano questo sistema integrale di 9 schedine, perché sapete che due triple formano, sviluppano un sistema di 9 schedine. 3 per 3 fa 9, fino a prova contraria. Ok? Si carica il palinsesto, come tutti i bei file di Boa Vita, da Planet Win. Si aprono due tabelle in particolare, la principale e risultato 1, risultato gruppo, mi pare, non mi ricordo come si chiama, risultato multiplo 1, insomma, adesso andremo a vedere, proprio qua, te lo faccio vedere. Risultato 1, si aprono queste due tabelle sul palinsesto della giornata, si carica il palinsesto, lo si importa nel file e il file poi, secondo criteri dei Boa Vita, che nacque a Napoli il 23 aprile 1961, considerato uno dei grandi better della e quindi, insomma, una volta caricato il palinsesto, importato il palinsesto nel file, il file segnala, e questa è la cosa anche più comoda e più importante, vi segnala quali sono le partite da tenere in considerazione per questa strategia. Quindi non è che dovete stare lì a guardare il palinsesto e dire mo quale gioco, quale prendo. No, il file già, pum, vi segnala quelle da tenere in considerazione secondo dei parametri stabiliti da Boa Vita, che ripeto, nacque a Napoli il 23. Quindi poi si selezionano, e vi farò vedere come si selezionano questi due eventi, non più di due, per ogni sistema, ovviamente. Se ne selezionano due. Boccata 0-1, andiamo a vedere. Dovrebbe essere quella over, la partita over di oggi. E quindi, insomma, queste due selezionate creano il sistema. Si va sulla pagina dello sviluppo del sistema, si trovano già tutte le schedine belle e pronte. Si va sul book, si scelgono i due pronostici e il book automaticamente vi fa. O meglio, bisogna, mi pare, ora andiamo a vedere, non lo ricordo, perché le puntate non sono tutte uguali, quindi vanno eventualmente inserite a mano ogni schedina. Però è semplice, sono appena 9 schedine. E poi chi ama fare i sistemi già sa che deve perdere tempo a inserire un sistema se ha puntate differenti, schedina per schedina, deve inserirlo a mano sui book. Vabbè, andiamo a vedere sto file quasi 100 e vediamo un po' che cos'è, come fa, come lavora e come non lavora. Ok, allora quasi 100. Qui con questa icona della freccia importiamo il palinsesto. Qui impostiamo il sistema. Qua andiamo sulla pagina del sistema e qua andiamo sul diario di gioco dove avremo registrato tutte le nostre scommesse. Eventi selezionati 2 perché non devono essere più di 2. Ok, e quindi qua ci sono le selezioni che ho fatto oggi e che ho pubblicato in chat, come avete appena visto, e quindi niente, mi sto distraendo perché sto seguendo quello che dicono nella chat di Lecoq. E oggi è importante, sono due scommesse importanti, pesanti, e quindi sono la cosa è abbastanza, tiene abbastanza in ansia. Vabbè, vediamo un po'. Quindi andiamo su Planet Win, dove oggi abbiamo tutte queste coppe e coppette. Vabbè, io ho provveduto a caricare già il palinsesto, insomma, come avete visto, e sta qua. Vabbè, ma da dove arriva sto palinsesto? Arriva praticamente, una volta che voi
selezionati i vostri campionati, come già sapete, su Planet Win nella pagina principale delle scommesse di oggi, del palinsesto di oggi, ok? Vi selezionate tutti i campionati che volete, ve li aprite e lui vi presenta questo elenco, ok? Benissimo. Con la tabella principale per default già aperta, già visibile. A questa tabella, per quasi 100, va aggiunta un'altra tabella che non tutti i campionati hanno, cioè nel senso che ci sono i campionati minori o serie B minori per le quali almeno Planet Win non, poi non lo so gli altri, ma Planet Win non offre il gruppo di risultati, cioè quelli che servono a noi in effetti. Ok? Però siccome i campionati sono tanti, basta solo chiudere, se non trovate la tabella che ci interessa, chiudete il campionato, ok? Lo dovete chiudere, altrimenti poi quando caricherete nel file ci sarà un errore, non vi caricherà il palinsesto. Quindi, esempio, avete aperto ICSI, allora facciamo proprio dall'inizio, è meglio. Andiamo su tutte le quote, ok? Mettiamo oggi, va buono, e scegliamo quelle di oggi. E allora, abbiamo Champions League, Europa League, mettiamo pure amichevoli, UEFA, tutte queste altre coppe e coppette lasciamole stare, Germania, ma le metto pur sapendo già che dovremmo chiuderli. Ok, Svezia una nord. Poi c'è Polonia, Egitto, ok, vabbè, prendiamo Sudafrica, prendiamo questi qua, Brasile Serie B, benissimo, e si apre, ok? E lui, come vi ho detto, ci dà il palinsesto con la tabella principale preimpostata, ok? Benissimo. Ora cominciamo campionato per campionato e vediamo se ha l'altra tabella che ci serve, perché l'altra tabella che ci serve è questa qua, RIS. SM1, M1, che vedete c'è M2, M3, M4, M5, 50, ok, gli altri non ci interessano. A noi quella che interessa è questa qua, la RIS SM1, quindi abbinata alla principale, apriamo RIS SM1, ok, e questo qua sta a posto. Poi, qualificazione, ce l'ha, benissimo, apriamo. Poi, amichevoli, non ce l'ha, chiudiamo. Chi è qua? UEFA Europa Conference, non ce l'ha, chiudiamo. Irlanda, Inghilterra, FL Cup, ce l'ha, benissimo, apriamo. Ok, andiamo giù. Chi è qua? Germania 3, non ce l'ha, chiudiamo. Svezia Superettin, non ce l'ha, chiudiamo. Uno Nord, mai figurato, non ce l'ha, chiudiamo. Polonia, mai figurato, non ce l'ha, chiudiamo. Brasile Serie B, non ce l'ha, chiudiamo. Egitto Premier League, non ce l'ha, chiudiamolo. Sudafrica ovviamente non ce l'ha e chiudiamo. Ok. Ma vedrete che per esempio nei weekend, sabato, noi con i campionati più insomma, questa tabella qua è abbastanza frequente, insomma, trovarla, voglio dire. Benissimo, una volta fatto questo, fatta la selezione, avendo tutto il palinsesto bello e pronto, ok, andiamo qui dalla prima della lettera C e ci copiamo tutto il palinsesto. Ok, fin giù. Ora io simulo sta cosa, ecco qua, andiamo fin giù, fino all'ultimo numerino e non oltre qui del palinsesto. Copia, io poi ripeto queste cose. Pur sapendo che tantissimi di voi già sanno tutto questo perché hanno quasi tutti i file Planet Win, però c'è chi è nuovo, arrivano tutti i giorni, arrivano sempre nuovi membri sulla chat, nuovi follower sul canale YouTube, e quindi insomma non tutti poi sanno dei vecchi video, quindi dobbiamo anche per loro spiegare queste cose. Quindi abbiamo selezionato fino all'ultimo numerino di palinsesto, dopodiché, quindi copiato, dopodiché veniamo qua, clicchiamo sul palinsesto e lui plaf,
ci importa tutto il palinsesto. Io adesso non voglio, vabbè, io l'ho messo, mettiamo, palinsesto, ecco qua, pronto, database importato, e ce l'ha importato, ok? Benissimo, vedete, ci sono queste azzurre che sono le partite scelte da Bavita secondo certi criteri inseriti nel file, il quale indica le migliori partite per questo sistema strategico quasi 100, ok? Perché quasi 100? Perché si giocherà uno dei segni fissi, il segno 1 o il segno 2, ok? E quindi di conseguenza il file selezionerà il risultato esatto 0-0-1-1 possibile, quindi che copre il pareggio under. Ok, quindi non prendendo poi il 2-2, il 3-3, ma 0-0, 1-1, e poi se il segno 1 favorito, lui prenderà lo 0-1, 0-2, 1-2. Ok, se invece il segno 2 favorito, lui lo abbinerà 0-0, 1-1 e poi 1-0, 2-0, 2-1. Ok, ma è più facile farvelo vedere che spiegarvelo. Allora, io stamattina ho scelto per esempio Ferencváros Qarabağ e PSV Monaco. Ok? Beh, perché li ho scelti tra tutti quanti? Perché poi mi si dirà, vabbè, ma là ce ne sono 10, 15, 20. Con quale criterio poi si scelgono le coppie di partite da inserire nel sistema? Io personalmente adotto questa considerazione. Prendo le partite dove il segno 1 favorito ha una quota tra 2,10 e 2,50. Ok? Al di là dei parametri che sono stati inseriti qui, che danno vita a queste barre azzurre, ok? Però poi tra queste barre azzurre io vado a scegliere, prediligo quelli che hanno il segno favorito compreso tra 2,10 e 2,50, sia esso il segno 1 o sia esso, come vuoi chiamarlo, sia esso il segno 2, ok? Benissimo. E allora guardo la quota del segno 1, del segno 2, che sia tra 2,10 e 2,50, e poi mi vado a guardare lo 0,0, ok? Che quota ha, e eventualmente se il segno 1 vado a guardarmi 0,1, 0,2, 2,1 che siano al di sotto di quota 5. Ok? Quota 5. Va bene? È superiore ovviamente a quota 4. Giusto? Se invece il favorito è il segno 2, vado a vedermi questa quota qua. Ok, che sia superiore a 4 e inferiore a 5. Questa è una scrematura che faccio tra queste barre azzurre. E allora stamattina poi ho scelto queste due partite qua. E quindi una volta scelte le due partite, cosa si fa per dire al file giocami queste due o sviluppami queste due? Si va qua nella celletta gioca, della colonna gioca, e si clicca due volte. Pronto, vedete appare il giallo, il baffetto. Ok, la partita 1 è selezionata. Prendiamo la seconda. Pronto. Stessa cosa, celletta. Si clicca due volte e lui ce l'ha selezionata. Va bene? Ora c'è un'ulteriore considerazione che possiamo fare, perché una volta fatta la selezione delle due partite, noi andiamo a cliccare su questo numero, vedete? 1,22, che non sarà sempre 1,22, ma clicchiamo su questo numero, ok? O anche su questa icona delle selezioni, ok? Meglio sull'icona, va così, è più chiaro. Quindi clicchiamo su questa icona e vedete gioco impostato e lui ci dice quale sarà la resa media delle due partite, giocando il sistema delle due partite selezionate. Ci sta bene il 22? Benissimo, che è già una buona quota per questo tipo di sistema, considerato che abbiamo la quasi copertura dei tre segni, no? Perché abbiamo l'X, abbiamo eventualmente il 2, rientrando in certi risultati, oppure l'uno rientrando in certi risultati. Ok?
Benissimo, quindi ci dice 1,22. Va bene, ci sta bene, oppure non ci sta bene. Scegliamo un'altra due, scegliamo a caso, va. Prendiamo questa, ok? E prendiamo questa, a caso. Cliccando qua, vedete, cambia 1,15. Non mi piace 1,15. Lasciamo questo, mettiamo questo, vediamo. 1,18, non mi piace 1,18. È ovvio, ovvio che più è basso la resa, più è probabile che quel sistema sia vincente. Poi sta a voi decidere se volete giocare a quota 15, a quota 1,18, 1,15, 1,14, accettare il tipo di resa possibile. Ok? Quindi sta a voi, però sempre nell'arco delle barre azzurre. Però io stamattina ho preso questo qua a 1,22 e lasciamo per esempio questo qua a 1,22. Ok, di nuovo impostiamo 1,22 e andiamo a vedere il sistema che ha sviluppato il file. Pronto, andiamo qua, eccolo qua, 9,8 alle 20, 23, non si può fare in gravosa, segno 1, favorito a 2,10 e a 2,15 e poi abbiamo 0,0,1,1 a 4,57 oppure 1,0. 0,2, cioè 0,1, 0,2, 1,2 a favore della squadra sfavorita a quota 4,27. Altrettanto per PSV Monaco 4,37. Ok, e lui ci ha sviluppato le nuove schedine. La prima, la seconda, la terza. Ora vedete che la puntata varia, sì, ricordavo bene, la puntata varia, ok? Quindi ognuna va inserita a mano, per cui complicazione. Poi per impostare il sistema, il costo del sistema e quanto vogliamo rischiare, andiamo qui in profitto schedina e inseriamo un valore che pretendiamo che sia la vincita minima per, siccome si vincerà con una sola schedina, quale potrebbe essere il profitto minimo che vogliamo ottenere da questo sistema. Allora mettiamo 10, poi mettiamo 20, ok, ovviamente saranno 93, va bene, la resa sarà di 1,22 e poi mettiamo la modalità A, arrotondato, nel caso che vogliamo arrotondare le puntate, ok, quindi 25, 12, 6, oppure mettiamo la lettera D, nel caso invece possiamo giocare su book che accettano i decimali, ok? E quindi non abbiamo bisogno di arrotondare, per cui faremo 24 per 31, 74, 11 per 99, 11 per 18, ok? E in questo caso con i decimali, quindi senza l'arrotondamento forzato, vedete che la vincita netta per ogni schedina è esattamente quella che abbiamo impostato nel profitto, cosa differente invece quando utilizziamo l'arrotondamento che ci dà 19, 18, 88, 77, 17, 24, 26, 21, 29, insomma, perché l'arrotondamento ci porta a dei valori diversi. Ok? Quindi qua abbiamo la quota della schedina, quindi è 4,52, 11, 28, 9, 18, insomma. Sono le quote per ogni singola schedina in coppia che andiamo a giocare per il sistema integrato, che ne sono 9. Ok? Benissimo, quindi ci facciamo tutte le nostre in arrotondamento o in decimale, ci piazziamo le nostre 9 schedine, ci vogliono 5 minuti. 5 minuti. Ok? Dopodiché non ci resta che aspettare l'esito delle partite. E allora finiscono le partite. Ha vinto il segno 1 di questa partita. Andiamo qua, esito segno e inseriamo 1. Ok? Qua ha vinto il segno 1, il pronostico 1. Ok, esito segno, mettiamo 1 e il file ci indica qual è la schedina che ha vinto. Ok? Benissimo. Allora, abbiamo vinto con il segno 1 la prima partita e poi abbiamo vinto con lo 0-0 o 1-1 la seconda partita.
Ok, veniamo qua e mettiamo 1. Ok? Benissimo. Oppure abbiamo vinto con lo 0-0 1-1 la prima schedina, la prima partita, e abbiamo vinto con 0-1 1-2 1-2, insomma 0-2 1-2 la seconda partita. Benissimo, veniamo qua e mettiamo 1. Ok, e lui ci indica sempre la schedina vincente. Ok, quindi praticamente 1, 2, 3 sono 1, 2 o 3 vincenti. Per ognuno di questi qua c'è la cella apposita. Il valore 1 nel caso risulti vincente, per l'una e per l'altra. E se invece è perdente, e se invece è perdente, cioè per esempio, che ne so, questa è finita 2 a 2, ok? E questa è finita segno 1. E allora si mette, è perdente, il sistema è perdente, ok? Quindi si mette 0 qua e 0 qua, ok? 0 qua e 0 qua, quando il sistema è perdente, 0 e 0, ok? Benissimo. E invece vediamo che abbiamo vinto qua, e vediamo che abbiamo vinto qua, vediamo che cosa ci dice. 21% di resa, abbiamo vinto 19,76. Inserito i due esiti finali, clicchiamo qui su Archivia e registriamo la partita nel diario, cioè la partita, la scommessa, il sistema nel diario, così da avere traccia di tutto quello che stiamo facendo e che faremo con questo sistema strategico quasi 100. Ok? Quindi Archivia, vedete, lui punisce tutto, qua andiamo sul diario e ce la troviamo registrata. Questa è quella che ho pubblicato l'altro giorno nella chat Boa Vita, ok? E quindi e questa è quella di oggi. 9,8 arrotondamento per arrotondato, insomma, puntata totale 93, schedina vincente la numero 2, esito 1 il primo, esito 2 il secondo, ok? Vinto o perso, ha vinto. Quota win media del sistema è 1,22. Sono stati vinti 19,77 pari al 21% rispetto alla puntata totale. Ok, questa è la quota di riferimento del sistema, quota media di riferimento dell'intero sistema. Questa invece è la percentuale di resa effettiva ottenuta con la vincita. Ok? Benissimo. Con la X azzeriamo eventualmente tutto il diario. Qua abbiamo un totale progressivo del vinto perso con questo sistema strategico quasi 100. Qua abbiamo un piccolo report riepilogativo di tutto quello che abbiamo nel diario, quanti sistemi sono stati giocati, quanti vincenti, che strike di vincenti, la quota media profitto, che è la quota media di queste qua, e la resa media del profitto, che è la resa media ottenuta nei sistemi vincenti. Ok? E qua abbiamo il profitto, il vinto perso reale, totale di tutte le nostre giocate. Cliccando qua torniamo sul sistema, cliccando qua torniamo sul palinsesto. Cliccando qua io termino il tutorial e voi dovete andare sullo store a richiedere il file o mi mandate un messaggio in chat, in WhatsApp, in email, dove volete, per acquistare sto meraviglioso quasi 100 che è un sistema che, insomma, io li chiamo il sistema goccia, sapete? Quelle gocce che cadono una, boom, 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 fanno il buco in terra, si dice a Napoli, bucano, boom, fanno il buco in terra. E questo qua è un sistema, secondo me, che con una sua progressione a parte, un suo capitale a parte, giocandolo puntualmente anche solo nei weekend, sabato e domenica, facendo due sistemi al giorno, due il sabato, due la domenica, tra il 15, 20, 18% di resa, fatevi un po' il conto e vedete, insomma, se vale la pena o no tenerlo presente. Va buono.
il file è disponibile nello store. Un abbraccio a tutti quanti e ci vediamo al prossimo tutorial. Probabilmente, se ce la farò dopo finito questo, farò il video sui book. Un abbraccio a tutti quanti. A presto.